L'estate di Bergamo si fa ancora più ricca grazie a Promoberg. Sì, ricca di eventi che diventano sempre più a livello nazionale e internazionale. Abbiamo iniziato quindi una stagione di internazionalizzazione anche per quanto riguarda gli eventi, in questo caso musicali, perché vedete, noi contribuiamo o cerchiamo di realizzare un obiettivo che è comune alla città di Bergamo, e cioè avere una città bella da vivere e da abitare, ma anche bella da visitare. Quindi vivere, visitare per volare alti, per rendere questa nostra città un habitat confortevole e bello. Credo che gli spettacoli di grande qualità, quali sono quelli che abbiamo messo in campo, ricordiamo la Laura Pausini, Ennio Morricone, Grease, e poi anche un tentativo di portare l'opera dai teatri all'aperto, invece in una grande arena che ha ben che può ospitare quella della fiera, attrezzata fino a 15.000 persone, di cui 10.000 sedute. Quindi noi speriamo che soprattutto con Laura Pausini, no, questo sia il grande motivo musicale dell'estate a Bergamo. Riteniamo di avere portato un carnet di eventi che riescono ad accontentare tutti i gusti e tutti i palati delle persone, per cui la nostra rassegna credo che non possa che avere un notevole successo, e i dati anche delle prevendite ci stanno dando conforto in questo senso. Dottor Sant'Agostino, un cartellone ricco, articolato e per un pubblico, per un target diversificato, questo dell'estate 2009. Sì, assolutamente. La scelta di questi quattro spettacoli sta proprio nel cercare di racchiudere i gusti di tutti, poter soddisfare il palato dei più esigenti con Ennio Morricone, di portare a Bergamo Laura Pausini, che è forse oggi l'artista italiano più famoso nel mondo, di provocare i non melomani più appassionati e più sfegatati, e quindi i non frequentatori forse del Donizetti, ma portarli a vedere un'opera, Il Barbiere di Siviglia, la più simpatica, in una situazione assolutamente informale. E poi sicuramente non poteva mancare Grease, che da 13 anni è il musical che ha maggior successo in Italia, che a Bergamo non è mai stato e che è la cosa sicuramente più affascinante per le famiglie e per i più giovani. Grande importanza e determinazione anche i media, SPM. Beh, questa è un'operazione che nasce veramente in sinergia, si parla sempre di sistema, questa è un'occasione meravigliosa di sistema nato in collaborazione con Promoberg, perché segue tutta la parte logistica e quindi la costruzione, la creazione di questa arena estiva che oggi arriva a ospitare fino a 15.000 persone. SPM ha fatto la sua cercando di contribuire nel campo della comunicazione, e in questa seconda edizione è molto importante invece anche l'aggiunta della parte pubblica, e quindi del Comune di Bergamo, e quindi un sistema veramente completo fra pubblico e privato. È coinvolto anche Orio Center, Presidente. È finalmente un grande avvenimento in città, siamo un grande centro, sponsorizziamo i grandi avvenimenti, mancava, siamo ben felici e contenti di poter partecipare a questa nuova avventura.